Partiamo da Conegliano quasi 33 anni fa e con un piccolo negozio, una cooperativa, un gruppo di persone. Era interessato e sentiva la necessità in qualche modo di portare ai consumatori un prodotto sano e anche di aiutare gli agricoltori che iniziavano a coltivare senza l'uso dei veleni, e questo gruppo di persone ha creato una cooperativa, si chiamava Cooperativa Ariele, oggi c'è ancora, poi è stata clonata, per dire, a Pieve di Soligo, a Vittorio Veneto, anche a Oderzo. Questo gruppo poi è andato avanti col tempo, si è vista la necessità di creare una distribuzione e adesso è nata appunto Eco Natura Sì, e che distribuisce sul territorio nazionale. Però questo gruppo è sempre l'anima, possiamo dire, dell'azienda, che si è raggruppato, che ha creato una fondazione no profit, e questa fondazione no profit ha la maggioranza oggi di questa azienda e dà le linee direttive, è un po' l'anima, insomma, un po' la fondazione che dà la direzione all'azienda, che dà l'anima all'azienda. E la fondazione usa i profitti per attività sociali, in particolare la scuola e l'agricoltura. Un'attività è la scuola steineriana, che è stata costruita qui a Zoppè, che oggi è gestita da un'associazione pedagogica, una sorta di genitori e di insegnanti, e poi un'azienda agricola, anzi due aziende agricole, una nel Colli di Manzana vicino a Conegliano e una adesso in provincia di Venezia. Quindi agricoltura e educazione, questi sono i due temi, pedagogia ed agricoltura, i due temi fondamentali. Noi quando siamo partiti eravamo un po' pionieri, insomma non c'erano moltissime persone interessate al tema o che sentivano il tema. Adesso effettivamente, purtroppo devo dire, la situazione dal punto di vista ambientale, dal punto di vista ecologico, è più grave, quindi molte più persone si stanno, come dire, interessando al problema, c'è molta più preoccupazione e c'è anche molta più consapevolezza. Quindi effettivamente le persone fondamentalmente cercano un prodotto sano per la loro alimentazione, per la loro famiglia, per la loro salute, e c'è anche una maggiore sensibilità ecologica, perché dietro il prodotto sano c'è anche un modo sano di coltivare. Cerchiamo di fare tutto il possibile per dire, adesso abbiamo il primo camion a metano, un camion a metano diesel metano, però poi tutto il nostro modo di lavorare è impostato all'ecologico, cioè il prodotto deve essere coltivato con i criteri ecologici, cioè coltivato, ma anche tutta la filiera deve essere, per esempio abbiamo le cassette, cerchiamo di non usare più cassette di legno, che comunque, o di cartone, ma abbiamo cassette di plastica che vengono rilavate e riciclate, quindi possono essere usate mille volte, insomma. Quindi pian piano, insomma, dove possiamo, dove vediamo la tecnologia che ci aiuta, cerchiamo di sostituire prodotti che hanno un certo impatto ambientale con prodotti a meno impatto ambientale.